tuo tanto sognare non merita la realtà che io sono. C'è una verità che vogliamo sussurrare, a bassa voce, la voce di Luca, che ho custodito gelosa in tutti questi anni e che spero oggi possa diventare ricchezza per tanti giovani. Così mamma Olimpia racconta il suo Luca. Luca Orioli, noto alla cronaca come uno dei fidanzatini di Policoro, scomparso tragicamente in circostanze misteriose nel 1988. Per la prima volta Luca Orioli esce dalle pagine delle cronache giudiziarie ed entra nell'immaginario collettivo con quel ruolo che gli fu strappato bruscamente. Come un giovane, innamorato della vita, e che questa vita aveva cominciato a raccontarla attraverso la poesia. Quei versi oggi sono conservati in un libro che non a caso si chiama Il mio nome è Luca Orioli. Un percorso nuovo che cominci a raccontare il ragazzo a partire dalle sue stesse parole, dalle sue emozioni, dalla sua vita e non più a partire dalla sua morte. Il libro è stato presentato a Matera davanti ad una platea composta soprattutto da studenti, per comprendere appieno quanto Luca fosse prima di tutto un giovane, con le sue passioni, le sue paure e i suoi sogni.